Un saluto a tutti. Questa settimana faremo il Salmo 107, tra parentesi 108. Anche questo Salmo porta il suo carico prezioso per la nostra crescita spirituale. Con l'aiuto dello Spirito Santo, spero di poter offrirvi questo servizio. È una realtà che passa prima di tutto da me e per arrivare al vostro cuore. Questo salmo fa una diagnosi, come gli elettrocardiogrammi per il cuore materiale. Questo salmo è come un elettrocardiogramma per il cuore spirituale, per la nostra anima. E quindi è importante per noi per confrontare, per vedere il nostro cuore confrontandoci con questa parola di Dio che nasce dal cuore di Davide. Come chiave storica, è uno dei salmi di Davide, dove si vede tutto l'amore che questa anima ha verso Dio. Davide contempla non solo la sua storia, ma anche tutta la storia di Israele, una storia fatta di promesse e compimenti, di libertà, di terra promessa, di guida nel deserto, della vittoria contro le sette nazioni. Ha tutto questo davanti Davide e si accorge che Dio è un Dio fedele, è un Dio che non tradisce, è un Dio che ama incondizionatamente. Se questo lo applichiamo a noi, può essere uno spunto per poter vedere lo stato della nostra vita spirituale. Il cuore di Davide è un cuore aperto. A fronte della constatazione della fedeltà di Dio si apre in un inno di lode, di benedizione. Voglio intanto cominciare a leggervi i primi versetti. Comincia così: saldo il mio cuore, oh Dio, vedete, parla di cuore. Saldo il mio cuore, di nuovo, cuore, cuore, cuore. Voglio cantare, voglio inneggiare, svegliati, mio cuore. Svegliatevi, arpa e cetra, voglio svegliare l'aurora. Questo inno pieno di fede, ma nello stesso tempo pieno di poesia, pieno di amore. Io spesse volte parlo di cuore, intendendo chiaramente lo spirito, la nostra parte più vera, più profonda ed eterna del nostro essere. Ed è quella che conta, tutto parte dal nostro spirito, dal nostro cuore. Qui già in due versetti viene enumerato il cuore varie volte, dato che il cuore è il centro, vediamo come sta il nostro cuore. Questo salmo ce lo dice. Intanto vediamo che il cuore di Davide sta veramente bene. È un cuore che vuole inneggiare, vuole cantare, che vuole usare gli strumenti musicali addirittura per svegliare l'aurora, cioè dire ancora l'aurora non è venuta e lui la vorrebbe svegliare. È impaziente, vuole anticipare perché dentro di lui c'è una forza, c'è un desiderio profondo di Dio, per cui il sole sorge per poter inneggiare a Dio. Ma prima che il sole sorga, io desidero questo legame profondo che c'è fra me e Dio. Questo lo sperimenta Davide. Ok, il cuore di Davide a quanto pare sta bene. E il nostro? Che relazione con Dio? Il versetto 5 che dice: grande fino ai cieli è il tuo amore e la tua fedeltà fino alle nubi. Enumera queste due facoltà di Dio, questi due aspetti di Dio, che è l'amore e la fedeltà. Queste due realtà Davide le ha sperimentate e l'amore e la fedeltà di Dio hanno fatto sgorgare dal suo cuore questo inno, addirittura voler anticipare il sorgere del sole per poter inneggiare e amare Dio. Questo legame, questo filo profondo che c'è fra Davide e Dio, e Davide voi lo sapete perché l'abbiamo detto altre volte, non è una persona speciale. Un grandissimo peccatore, ma un grandissimo convertito, colui che ha sperimentato attraverso il proprio peccato, ha sperimentato e ha conosciuto l'amore incondizionato di Dio. Sottolinea questi due aspetti, amore e fedeltà.
Dio ha promesso e ha mantenuto non solo con il popolo di Israele, ma ha mantenuto anche a lui, malgrado tutte le tribolazioni che ha avuto, i contrasti, i nemici che volevano farlo fuori, perfino suo figlio, ne ha visti di tutti i colori, però Dio continuava ad essere fedele e in effetti lo ha preservato, l'ha reso vittorioso nei confronti di queste battaglie, di questi contrasti che circondavano la sua vita. Tutti i salmi, oltre alla chiave storica, che è quello che vi ho detto, hanno la chiave personale. E la nostra chiave ci interroga, dice: ma che relazione il tuo cuore con il cuore di Dio, com'è combinato? C'è una relazione, come dice questo salmo al versetto 5, di amore e di fedeltà? C'è questa relazione. Io riesco a percepire nella mia vita l'amore di Dio incondizionato, che non mi ha misurato con il bilancino, ma ha guardato sempre alla sua fedeltà verso di me. Perché lui ha promesso e compie, naturalmente occorre il mio sì, come il sì di Maria. Voi lo sapete, la storia di Dio per noi, senza il nostro sì, non va avanti, non può, semplicemente perché se il nostro libero arbitrio dice no, nessuno ci violenterà per farci dire sì. Saremo sempre rispettati. Intanto chi sta ascoltando questo salmo, presuppongo che ha detto sì, presuppongo che è disponibile a Dio, e quindi questo salmo è per te ed è per me. Come è combinato il tuo cuore? Come è combinato il mio cuore nei confronti di Dio? Sta bene? E la prima domanda sorge spontanea: ti accorgi del suo amore? La seconda domanda è: ti accorgi della fedeltà di Dio alla tua vita? Beh, dice qua, fedeltà che significa? Perché se tu sapessi la mia situazione, ora te la racconto. No, non c'è bisogno che me la racconti. Lo sai perché? Perché se Davide raccontasse la sua situazione, dice: mamma mia. Tuttavia Davide ha sperimentato la vittoria di Dio. Ha sperimentato la fedeltà di Dio, effettivamente si sono compiute tutte le promesse che Dio gli aveva fatto. La stessa cosa per me, per te. Non avere timore se delle vicende si stanno mettendo come quasi come un bastone fra le ruote davanti a te, quasi un impedimento, un limite, quasi una minaccia per poter suscitare paura. No. Questo salmo ti dice: continua ad avere fede, non temere. Dio è fedele. Tutte le volte che ti senti solo, no, sola, non ti sentire sola, perché Dio è amore e abbraccia tutto l'universo e tu fai parte di questa grande famiglia che Dio ha creato, immensa, infinita, non puoi mai essere solo. Il sentimento di separazione è sempre legato ad una mancanza di fede. Uno nella difficoltà si sente solo e abbandonato. A volte anche nel peccato si sente solo e abbandonato. Non si tiene conto che c'è un amore che ci avvolge, incondizionato, che aspetta semplicemente che noi apriamo il nostro cuore. Se apriamo il nostro cuore, subito ci mettiamo in contatto con la bontà e con la fedeltà di Dio, in fondo con il cuore di Dio. Questa energia d'amore di Davide, che spero diventi e che sia una nostra energia, forse dici: beh, un'energia ancora piccolina, vabbè, non ti preoccupare, inizia, perché questa tua fede crescerà, la mia fede crescerà, e allora noi come Davide inneggeremo al Signore e saremo anche i suoi testimoni. Continuando, il versetto 5, grande fino ai cieli è il tuo amore. Quindi non solo nel versetto 4 dice: a te canterò inni fra le nazioni, quindi fra le persone. Qua addirittura si innalza fino al cielo, grande fino ai cieli è il tuo amore, oltre le nazioni, la tua fedeltà fino alle nubi. E questo è importante,
Perché nel versetto 6 ancora dice: innalzati sopra il cielo, Dio, su tutta la terra la tua gloria. Le vicende della vita di ogni persona sono toste, non credo che ci siano persone così, dove sono contentini, sorridini, felicini. No, tutte le vite sono impegnative, chi più chi meno. Identificarsi con la vicenda che uno sta vivendo, con la sofferenza che uno sta vivendo e vede solo quella. Il Signore dice: innalzati sopra il cielo, vedi questa dimensione che è più grande delle tue vicende, delle mie vicende, è più grande perfino dei miei, dei tuoi giorni, perfino dei miei, dei tuoi anni, più grande della piccola vita che noi viviamo sulla terra. Innalzati sopra il cielo, innalzati su quel destino eterno che ti appartiene, che appartiene a me, a te. È quella la nostra vera identità. Non possiamo identificarci con le vicende, con le persone, e tutto si concluda lì. Assolutamente, innalzati sopra il cielo. Su tutta la terra si manifesta in questa verità profonda, affinché siano liberati i tuoi amici. Tu sei sua amica, suo amico, e allora Dio ti vuole libera, libero. Salvaci con la tua destra e rispondici, in effetti, alle nostre tribolazioni, alle nostre difficoltà, Dio ha risposto. Infatti nel versetto 8 dice: Dio ha parlato nel suo santuario. È la sua parola, Dio ha parlato. Nell'antichità sul monte Sion, dando la legge con i profeti, ma poi dice nella lettera agli Ebrei al capitolo 1, versetto 1, dice come aveva parlato nei tempi antichi, attraverso appunto la legge e i profeti, oggi, questa parola è diventata carne e si è manifestata in Gesù Cristo. Ecco perché dice: Dio ha parlato nel suo santuario, ma tu, io, abbiamo accolto questa parola vivente che si chiama Gesù? Abbiamo accolto Gesù nel nostro cuore per essere liberati? Questa è la domanda che sorge spontanea. Noi sappiamo che c'è una strada di liberazione e questa strada si chiama Gesù. Di fronte a questa parola di Dio, come rispondi? Noi sappiamo che siamo circondate da parole con la pubblicità, parole con la televisione, ma a volte parole con amici, parenti, parole di amici e parole di nemici, che però sostanzialmente non hanno nessun peso. Quante parole? Molte persone sono confuse perché arrivano messaggi da tutti i lati, parole, però la vera parola, l'unica parola, la parola vivente che ha potere di liberarci è Gesù. Ma riscopriamolo Gesù, guarda Gesù, fissa gli occhi su Gesù, dice San Paolo, che è l'autore e il perfezionatore della fede. Egli, in cambio della gioia che gli era posta dinanzi, si sottopose alla croce, disprezzando l'ignominia, e si è assiso alla destra del trono di Dio. Questo è preso da San Paolo, lettera agli Ebrei, al capitolo 12, versetto 1-4. E continuando dal versetto 8 al versetto 11, dice: ma come possiamo arrivare a questa città meravigliosa che è la Gerusalemme celeste, che qui la chiama Edom? Una città antica che però è simbolo della meta a cui noi siamo chiamati, la Gerusalemme celeste. C'è una via che possiamo percorrere fin su questa terra. Io sono la via, la verità e la vita, dice Gesù. Giovanni al capitolo 14, al versetto 6. E qui c'è un'invocazione d'aiuto. Signore, ma stai con noi, con le nostre schiere, esci con le nostre schiere, sii compagno nella mia vita, nei miei fatti, nella mia realtà. Sii mio compagno, fa che ti senta sempre presente, accanto e vicino a me.
E poi dice: nell'oppressione vieni il nostro aiuto, perché vana è la salvezza dell'uomo. Chi è quella persona, uomo o donna, che non si confronta con l'oppressione, l'oppressione di un fatto, di una situazione, di una persona che ti ha oppresso, di pesi che a volte hai difficoltà a portare, della croce che si può abbracciare e può diventare uno strumento di tortura insopportabile? Ecco perché nel versetto 13 dice: nell'oppressione vieni il nostro aiuto. E Gesù viene il nostro aiuto quando dice: venite a me voi tutti che siete affaticati e oppressi, e io vi ristorerò. Portate il mio giogo sopra di voi, perché il mio giogo è soave e leggero. Vangelo di Matteo, al capitolo 11, al versetto 28. Nell'oppressione viene il nostro aiuto, si realizza proprio in questa frase. E poi alla fine conclude questo salmo dicendo: con Dio noi faremo cose grandi ed Egli annienterà chi ci opprime. Dio vuole la nostra felicità, non ci ha portato qui sulla terra per soffrire non so come, no, vuole darci un cuore e una mente illuminate per poter vedere oltre le apparenze, vedere la luce fin su questa terra. È come una preparazione al mondo futuro, alla realtà definitiva e meravigliosa che il Signore vuole dare a tutti noi. Concludo così, con questa parola così bella, piena di luce e meravigliosa. Vi saluto con tutto il cuore. Alla prossima settimana.